fa parte di quello che è il piano assunzioni del comune che è stato approvato la scorsa settimana in giunta. Saranno 37 gli agenti che verranno selezionati tramite bando entro la fine dell'anno e 31 invece ufficiali che entreranno in azione rispetto a quella che è la graduatoria già disponibile in comune. Si sono concretizzate alcune azioni particolarmente cruente come quella dell'altra notte con le aggressioni, che hanno mostrato quanto sia necessario dare una pronta risposta sia in termini di prevenzione che in termini poi di repressione, per cui la risposta, diciamo, delle forze dell'ordine è stata immediata, e devo dire un plauso anche ai carabinieri che sono entrati in azione nel giro di neanche 10 ore, sono riusciti a individuare i due responsabili delle aggressioni, ma ovviamente c'è bisogno che questo piano, diciamo, di presidio, sia appunto preventivo che repressivo, prosegua. Sicuramente sono quelle di maggior affluenza, e quindi l'area della stazione centrale, che è quella che è stata poi oggetto anche delle aggressioni della scorsa notte, ci sono poi delle zone che sono più critiche perché presentano anche la presenza, per esempio, di carovane rom in alcuni punti della periferia, piuttosto che di una microcriminalità che si diffonde anche legata allo spaccio. Quindi alcune zone sono più critiche perché concentrate, altre invece sono più distribuite, quindi magari con una pressione minore, ma con una necessità di intervento altrettanto necessaria.